ragazzi, S7 Edge nella sua confezione di vendita molto elegante, con la scritta blu e il magnete che fa richiudere la scatola, vedete, con questa chiusura. Andiamo ad aprire subito, manuale di istruzioni qua, carica batterie standard, micro USB doppio, adattatore ovetto di plastica per contenere queste bellissime cuffie in ear. Si sentono molto bene con jack da 3,5 standard sia nell'audio che per i giochi, ottima veramente la qualità. Chiamata, rifiuto e apertura chiamata e tasto di regolazione del volume, quindi complete all'altezza sicuramente del telefono, cuffie molto molto valide. Il telefono è qua, io ve lo faccio vedere già con una custodia della cellular line, costa solo 12 euro. È bella perché è rigida dietro ma gommata nei laterali, protegge bene il telefono perché è un materiale, ahimè, un po' delicato, soffre un po' le ditate e anche appoggiandolo su superficie lisce come questo tavolo potrebbe risentire di piccoli graffi, quindi mi è piaciuta molto per il rapporto qualità-prezzo a questa custodia, magari già una piccola personalizzazione che vi consiglio. Parliamo un attimino dell'estetica, che è molto simile all'S6 Edge, quindi 5,5 pollici, quindi cresce di mezzo pollice lo schermo, il design è un pochino rivisto ma leggermente è più o meno quello, molto bello esteticamente, rivisto forse un pochino nell'insieme, dà quel tocco in più, diciamo, anche il design al telefono. Android 6.0, ovviamente Marshmallow presente con la Touch with Wii, ovviamente 157 grammi di peso, quindi molto leggero, molto bello al tatto, lo schermo veramente bello con questa smussatura che allegge, vedete, no? Qua nel fianco questa custodia non rovina poi l'estetica del telefono, questa cosa mi piace molto perché poi riesce a tenere il design praticamente intatto e proteggere il telefono. 150x72,6x7,7 mm di spessore. Andiamo a vedere i tasti fisici, accensione e spegnimento da questa parte, qui c'è il bilanciere per il tasto del volume più o meno, qui sotto micro USB, altoparlante di sistema posto finalmente in un posto che non soffoca, ovviamente 3,5 standard per le cuffie, qui sopra c'è sia l'entrata per la micro SD, espendibile fino a 128 GB, finalmente la nano SIM e secondo microfono per la soppressione dei flusci. Sensore di luminosità e di prossimità, ovviamente la fotocamera frontale che gira anche video in Full HD, molto performante, tasto home, tasto di ritorno e tasto di apertura multitasking, al telefono acceso poi li potremo vedere, dietro c'è una 12 megapixel con tecnologia dual pixel, foto incredibilmente nitida e bella, dopo vedremo video in 4K assolutamente di livello, con flash LED e ovviamente anche sensore del battito cardiaco. E qua la scritta Samsung, la versione Gold a me risulta essere la più piacevole. Lo accendiamo e vi racconto un attimo le caratteristiche hardware di questo Galaxy S7 Edge, che oggi deve subire una prova, deve dimostrare di essere il miglior smartphone di sempre, lo sarà, lo vedremo durante la recensione a detta di tutti, era molto atteso. Allora parliamo un attimino del, ovviamente LTE Quad Band fino a 150 megabit in download e 50 o 100 in upload, quindi ultima categoria di LTE. Il processore è un quad core, è un octa core, è un octa 8990 Cortex A53, vedete subito arrivano un pochino di notifiche, scusate, le togliamo subito. Questo bel cane, che è il mio cane, che vi fa subito vedere la bellezza di questo schermo, dopo ne parliamo, scusate, un Exynos 8 octa 8990 Cortex A53, quad core da 2.3 GHz più un altro quad core da 1.6 GHz. È una Mali, la GPU da 64 bit, 880 MP14, 4 GB di RAM onboard. Novità, always on, potete tenere attivo sempre questo orologio con la data e la percentuale della batteria a schermo spento, non consuma nulla, batteria che fa passi in avanti, 3600 mAh, riesce a coprire una giornata di stress intensissimo e andare anche oltre. Mi ha sorpreso veramente, finalmente è riuscita Samsung a dare un'autonomia giusta e corretta a un telefono di questo livello, nonostante aver ingrandito lo schermo, veramente superiamo la giornata. Ottima anche l'autonomia, importante. Dicevamo delle micro SD, correggo, fino a 200 GB all'espansione, non 128. 5 pollici e mezzo per questo fantastico display, 1440x2560 pixel, 534 ppi, super AMOLED, veramente un quad HD, forse ad oggi il miglior schermo che abbia visto uno smartphone, ma non stento a credere che anche voi, scusate, c'è il codice di sblocco, sblocco lo schermo e torno da voi, non stento a credere anche che voi mi darete ragione quando vedrete appunto di cosa è capace. Guardate questo bel widget, sapete che ho questo sfondo che ho scelto in HD, ma potete vedere subito installato, poi per la personalizzazione faremo un video a parte, ma andiamo a sviscerare la velocità, vedete, è assolutamente fluidissimo, non ho riscontrato ad oggi bug particolari, impuntamenti, riavvii eccetera eccetera. Ho già installato il launcher di Asus, ve lo vorrei però far vedere col launcher originale che forse è più corretto, e quindi andiamo subito, lo facciamo insieme a gestire le applicazioni, però volevo farvi partire un attimino per vedere anche col launcher non originale come
come si muoveva, andiamo sulla Touch with Home, schiacciamo e torniamo tranquillamente a vedere il nostro telefono con la Touch with originale, che forse è anche più giusto, così potete rendere conto anche come gira il tutto. Per dirvi ancora che c'è un Gorilla Glass 4 come appunto vetro di protezione, e assolutamente, scusate, di protezione come appunto schermo, è un Gorilla Glass 4, la tipologia di applicata a questo bellissimo display. Andiamo a vedere magari qualcosina che riguarda subito il reparto foto video, che dove poi abbiamo fatto un pochino di prove. Allora, qua abbiamo girato, abbiamo scattato delle foto, vi faccio vedere subito questa fotografia fatta ovviamente a 12 megapixel, è molto bella, molto chiara, vedete tutti i soggetti sono ben definiti e colorati, secondo me scatti veramente veloci, rapidi e molto validi. Qui c'è questo lampione, però vedete con la scarsa condizione di luce si può vedere anche la qualità della fotocamera, no? Si scelgono anche appunto i momenti giusti per fare le cose. Qui c'è un video in 4K, vi alzo il volume. Ecco il video 4K per la recensione dell'S7 Edge. Faccio anche uno zoom così potete vedere meglio l'elemento. Si muove tutto fluido. Anche in su. Diciamo video e foto sicuramente top. Adesso si è bloccato il lucchettino, vuole per forza finire. Video e foto sicuramente al top, tantissimi effetti nella fotocamera e nella videocamera utilizzabili dal software di Samsung, poi si può sempre personalizzare con applicazioni esterne il tutto. Andiamo a sentire un pochino anche l'audio, magari con una canzoncina su YouTube che ci può piacere, vediamo un attimino, mettiamo qualcosa di dance che magari poi non ci disturba, anche per quanto riguarda i diritti d'autore. Allora, cerchiamo una Italo Dance come quelle che piacevano a me quando ero ragazzo, che ne sono un appassionato, così la cerchiamo insieme e ci sentiamo magari qualcosa al volo, così per pochi secondi. Ecco qua, sentiamo qua. Volume al massimo. L'audio è abbastanza pulito. Direi audio abbastanza pulito, siamo sotto copertura wifi, non ci sono stridolini, non ci sono rumori metallici, quindi direi assolutamente migliorato rispetto a S6, quindi assolutamente promosso anche dal punto di vista dell'audio. L'audio in chiamata, facciamo subito un 133 al volo, così riusciamo un attimino ad andare al tastierino. Viva voce, volume al massimo. Benvenuto in 3. Per consultare le soglie del tuo piano e delle tue opzioni, digita 1. Per proseguire sul 133, digita 2. Allora, viva voce pulito, non ci sono stridolini. Mi piace perché la potenza dell'audio non è magari altissima, però finalmente non si sentono stridolini, l'audio è pulito e soprattutto sentiamo molto bene, sia nell'audio in chiamata e nella recezione top, ma soprattutto ci sentono molto bene quando applichiamo il viva voce come chiamata a distanza. A 3-4 metri dal telefono, quando parlo, mi sentono perfettamente, non c'è mai nessuno che mi ha detto non ti sento Paolo dall'altra parte. Quindi anche questo aspetto del viva voce, ci sentono molto bene sia nella chiamata in mia voce che no, e soprattutto abbiamo un audio pulito di ritorno, forse poteva essere un pelino più altino. Andiamo a vedere una foto test che uso sempre per mostrarvi la bellezza di questo fantastico display. Allora, c'è una fotografia che mi sta molto a cuore, adesso non è qua, devo andare nella galleria, la cerchiamo subito, state lì, non muovetevi che la troviamo subito, perché c'è una foto che utilizzo sempre, questa qua, di questa bella frutta, per mostrarvi la qualità di questo display. Colori praticamente perfetti, saturazione giusta, i neri profondi e anche diciamo proprio la risoluzione in generale di tutti i pixel invisibili. È un quad HD veramente di altissima qualità, potete giudicare voi, veramente uno schermo veramente di una qualità estrema, penso che ad oggi sia il meglio che si possa vedere sul mercato, non c'è problema nell'ammetterlo, no? Voglio dire, si può assolutamente dire questo. Questa foto vi può dire tutto, vi volevo far vedere appunto anche ovviamente l'accelerometro, come è veloce nel seguire tutto il telefono. Faccio un passo alla volta così potete valutare voi. Browser web, io vado col browser stock, c'è anche installato Chrome ovviamente. Andiamo ad aprire però la nostra paginetta Virgilio, che mi piace di più, nuova scheda. Questo è il mio blog, si apre abbastanza velocemente, è velocissimo il browser, assolutamente fluido, zero problemi. Virgilio bello pesantino, apriamo subito Virgilio e vediamo un attimino anche qua, vedete, assolutamente nessun problema, accelerometro, apertura, cerchiamo magari di andare sulla possibilità di vedere la versione desktop di questo,
non c'è nessun tipo di problema. Vediamo se mi fa fare, perché una volta si poteva andare alla versione desktop anche da qua. Adesso rompo un po' le scatole, ci provo ad andare io così, ma sarà dura che Virgilio si fa mettere in versione desktop, lo sapevo. Comunque non c'è nessun problema, potete vedere che non ci sono assolutamente impuntamenti e che tutto gira comunque fluidamente senza nessun tipo di problema. Andiamo magari a vedere un'altra cosa che può essere interessante, MSN, altro sito abbastanza pesantuccio, dove anche qui vedete pinch to zoom, comunque possiamo vedere nella pagina di ricerca già la velocità sia orizzontale che verticale. Adesso qua è tornato indietro, scusate, c'è il sensore, ha riconosciuto il mio movimento. Andiamo a vedere un attimino questo MSN come si apre, ma continuate a vedere la velocità del browser, assolutamente molto molto performante, molto bello, tutto fluido, tutto veloce, tutto molto usabile senza nessun tipo di problema. Questa è sempre la versione mobile ovviamente anche qua, ma noi cerchiamo anche qua di mandarla in... A me questa storia che non manda in versione, come si dice, PC, i siti un po' mi rompe le scatole, perché dovrebbero essere tutti i siti a poter andare in versione desktop. A volte certi non vanno e non sono con questo telefono, ma anche con altri. Rifiutiamo questa chiamata perché comunque la SIM è inserita. Andiamo a vedere un altro sito magari che ci può interessare. Andiamo su Google, magari così riusciamo anche a vedere un attimino. Vedete, ecco qua. Faccio un po' di giri così almeno potete rendervi conto voi della fluidità di tutto il discorso browser. Direi assolutamente promosso, browser velocissimo, pratico, veloce, funzionale, assolutamente corredato di tutte le applicazioni ovviamente di Google presenti e varie per l'Office, cioè, si sono installati tutti comunque i lettori di PDF, ci sono tutti i Microsoft, scusate, Word, Excel già preinstallati, ho poi aggiunto Polaris Office. Questo è un discorso mio. Social network assolutamente presente, Facebook e tutto quanto, assolutamente velocissimo nel riconoscere le applicazioni, la reattività, eccetera, eccetera, eccetera. Altra cosa che volevo farvi vedere velocemente era la tastiera. Io ho già installato ovviamente la Swift Key, ma volevo farvi vedere un messaggio, insomma, come si comporta nella composizione di un messaggio. Mettiamo un testo, vedete, battitura velocissima. Siamo sempre con una tastiera che non è quella stock, ma chi se ne frega, alla fine quello che ci interessa poi è vedere appunto la velocità di swipe e comunque come riconosce la scrittura il nostro Galaxy S7 Edge. Vedete, comunque nessun tipo di problema anche qua, veramente sia graficamente veramente lo schermo, sia la velocità di ripetizione dello swipe e tutto, anche nella tastiera stock assolutamente non ci sono tipi di problema. Adesso magari mettiamo sconforto, no, cerchiamo qualche parola un po' più carina, magari mettiamo un ciao, vediamo che riconosce assolutamente, c'è anche questo da mettere la manina, riconosce assolutamente tutto bene, non c'è nessun tipo di problema. La cosa che di solito è più pressante per i telefoni quando devono essere provati sono i giochi. Andiamo a provare subito i giochi, anche quelli, mettiamo un bel gioco pesante, mettiamo, vediamo un pochino qua, facciamo partire. Scegliete voi, scelgo io direi che possiamo intanto farvi vedere Real Racing. Dai, e questo qua è bello pesante, almeno vi potete rendere conto voi di audio, grafica, eccetera, eccetera. Dai, 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 parti, parti. Eccolo qua. Mettiamo il volume. Vedete, se tenete la mano da questa parte non c'è il pericolo di bloccare la cassa, basta tenere il dito un pochino più indietro. Io qua avevo già fatto una partita, mi ero portato avanti, ovviamente. Andiamo su amatore, tocco per entrare, entro, voglio farmi una garetta, autovelox, autocross, ma facciamo autovelox, chi se ne fotte. Se mi fanno la multa non è un problema, io no, cerchiamo di non prenderla, vedete, molto veloce, grafica allucinante, veramente lo schermo ha una definizione e i giochi al massimo dei dettagli, veramente siamo a livello di una console portatile, ma oltre forse. Guardate voi stessi la piacevolità del gioco, nessun tipo di problema nel giocare questo Real Racing. Vedete? Adesso io non è che sono un fenomeno, Cioè la frenata assistita non di molto, veramente audio, grafica e soprattutto fluidità, ma quello che interessa di più poi è la fluidità, poi si può cambiare anche la telecamera, ma io gioco sempre con questo visuale qua. Forza! Niente. Ho
finito il mio percorso, ma come potevate vedere, assolutamente ottimo il discorso anche gaming, quindi anche da questo punto di vista S7 Edge non ci delude affatto. Tiriamo le conclusioni per questo Galaxy S7 Edge. Io voglio concludere dicendo due frasi molto veloci. Avete visto tante recensioni sicuramente di questo telefono, qualcuno dovrà spendere tanti soldi per comprare questo Galaxy S7 Edge, li vale. Allora, oggi tutti i telefoni costano molti top di gamma, assolutamente lui si allinea a 829 euro con quelli che sono più o meno i prezzi di Apple o comunque i prezzi di concorrenti come Sony che sono sul mercato. Un telefono sicuramente ha, tra l'altro, ovviamente impermeabilità IP68, quindi resistente all'acqua, alla polvere, a qualsiasi cosa. Esteticamente veramente fantastico. Schermo sicuramente il migliore visto ad oggi. Usabilità, questa parola è importante. Allora, il concetto di questo telefono migliora l'S6, sì, assolutamente, in tutti i reparti, esteticamente molto bello, schermo veramente fantastico, ma la cosa che mi ha colpito di più è che finalmente Samsung è riuscito a rendere Android simile a iOS. Io dico sempre, iOS ha una carta in più, l'usabilità. Finalmente in questo S7 non c'è un problema di intoppo nel sistema operativo, non c'è un rallentamento, non c'è un impuntamento, è riuscita a rendere usabile Android quasi come iOS, e questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Ovviamente la possibilità di avere, ovviamente sblocco con l'impronta digitale istantanea, è riuscita a rendere un Android praticamente simile all'usabilità di iOS. Aggiunta a questo display, a questo tipo di telefono così veramente incredibilmente bello e funzionale, sicuramente rendere anche usabile in questo modo Android è un plauso, quindi sicuramente un telefono completamente riuscito, consigliato sia il passaggio verso da S6 sia l'acquisto. È il miglior cellulare, il miglior smartphone Android sul mercato? Sicuramente sì. È il miglior smartphone mai realizzato? Potrebbe essere di sì. Lo voglio confrontare anche con altri top di gamma. Per ora posso dire solamente che Samsung veramente con questo S7 Edge mi ha convinto. Per 4K Tech Paolo Uguala, alle prossime, ciao e grazie, ciao.